La grande novità, diciamo, è stata già in qualche modo anticipata sui social nei giorni scorsi, l'apertura del tutto straordinaria del Faro di Capocaccia. È un sito di una straordinarietà, di una bellezza incredibile, chiuso, è un faro che ha alcuni primati, è il faro più alto d'Italia, è un faro senza naturalmente più la figura del farista, come si chiama, quindi è sotto come dire, la competenza, il comando del comando zona fari della Maddalena, e quindi ringraziamo il comandante Giuseppe Maruccia che ha coordinato anche in questo momento, in queste ore, è lì, diciamo, si sta svolgendo un sopralluogo perché chiaramente il sito è molto delicato, necessita naturalmente di tutta una serie di attività che devono essere fatte in maniera propedeutica prima di renderlo visitabile, e proprio per le sue caratteristiche di accessibilità e quant'altro lo abbiamo reso visitabile solo su prenotazione. Ci teniamo in modo particolare a dire questo, vi chiediamo di aiutarci a diffondere questa comunicazione perché noi vorremmo accontentare davvero tutti. Sappiamo già che ci sono molte richieste, c'è molta attesa. Magari non sarà possibile accontentare tutti in questa edizione, stiamo già lavorando però per altre aperture straordinarie insomma, visto che abbiamo avviato questa collaborazione. 17ª edizione su 23 centro regionale. Evidentemente la città di Anghero vi ha creduto, il passato ci crede sempre di più. Progetto quindi inclusivo perché mettere, diciamo, in vetrina tutto il patrimonio ambientale e culturale della città, utilizzando risorse giovani e fresche, quali sono gli studenti, circa 1.500, ma coinvolgendo tutto il mondo dell'associazionismo culturale della città, la diocesi, la casa circondariale, l'aeronautica militare, evidentemente è un progetto straordinario.